Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 9, capitolo 34, 24 maggio 1910. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo un essere proprio inutile. Non sapevo pensare né a peccati, né a freddezze, né a fervore. Tutte le cose le guardavo ad uno stesso modo, mi sento indifferente a tutto, di nessuna cosa mi occupo che del volere santo di Dio, ma senza ansietà, anzi nella più perfetta calma. O dicevo tra me stessa, che stato cattivo è il mio.
avessi almeno il pensiero dei miei peccati, eppure pare che ne sono contenta. Oh, Dio santo, che disgrazia la mia. Mentre ciò dicevo, il benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, quelli che vivono nel basso, respirando l'aria che tutti respirano, sono costretti a sentire le diverse mutazioni dei tempi, cioè il freddo, il caldo, la pioggia, la grandine, i venti, la notte, il giorno. Ma chi vive in alto, dove l'aria finisce, non è soggetto a sentire queste mutazioni di tempi, dove non c'è altro che perfetto giorno. E non sentendo queste mutazioni, naturalmente non si dà nessun pensiero. Così succede a chi vive nell'alto e della sola aria divina, essendo il mio essere non soggetto a mutazioni, sempre uguale, sempre pacifico ed in pieno contento. Che meraviglia che chi vive in me, del volere mio e della mia stessa aria, non si dia di nessuna cosa pensiero. Sicché tu vorresti vivere nel basso, come vive la generalità, cioè fuori di me, di aria umana, di passioni, eccetera. Capitolo 35, 2 giugno 1910. Sentendomi molto male, come se tutto fosse finito, mi lamentavo con Gesù di questo suo totale abbandono, e Gesù mi ha detto: figlia mia, questi sono i modi divini, morire e risorgere di continuo. Vedi, la stessa natura è soggetta a queste morti e a questi risorgimenti. Il fiore nasce e muore, ma per risorgere è più bello, mentre se mai morisse invecchierebbe, perderebbe la vivacità del suo colorito, la fragranza del suo odore. Ed ecco anche la similitudine del mio essere, sempre vecchio e sempre nuovo. Il seme è messo sotto terra, come sepolto per farlo morire. E difatti muore fino a polverizzarsi e poi risorge più bello, anzi moltiplicato, così di tutto il resto. E se questo è nell'ordine naturale, molto più nell'ordine spirituale, l'anima deve essere soggetta a queste morti e a questi risorgimenti, che mentre pare che di tutto ha trionfato e abbonda di fervore, di grazie, di unione con me, di virtù, pare che in tutto ha acquistato nuove vite. Io mi nascondo e pare che tutto le muore intorno. Io do colpo davvero maestro e aiuto a farle tutto morire. E quando mi pare che le sia tutto morto, io come sole esco, mi svelo e come tutto risorge più bello, più vigoroso, più fedele, più riconoscente, più umile. In modo che se vi era qualche cosa d'umano, la morte lo ha distrutto e fa tutto risorgere a vita nuova. Capitolo 37, 8 luglio 1910. Stando molto afflitta per la privazione del mio sommo bene ed avendo fatto la comunione, nel ricevere la santa particola, questa si è fermata alla gola ed io, succhiandola per mandarla giù, vi succhiavo un umore dolce e squisito, e dopo aver molto succhiato se n'è andato in basso e vedevo la particola cambiata in bambino che diceva: il tuo corpo è il mio tabernacolo, la tua anima è la pisside che mi contiene. Il palpito del tuo cuore è come particola che mi serve per trasformarmi in te, come dentro di una particola, con questa differenza, che nella particola, consumandomi, sì, sono soggetto a continue morti. Invece il palpito del tuo cuore, simboleggiato dal tuo amore, non essendo soggetto a consumarsi, la mia vita è continua. Dunque perché tanto affliggerti delle mie privazioni? Se non mi vedi, mi senti. Se non mi vedi mi senti, se non mi senti mi tocchi, ed ora con la fragranza dei miei profumi che spando a te intorno, ora con la luce da cui ti senti investire, ora col far scendere in te un liquore che sulla terra non si trova, ora col solo toccarti, e poi in tanti altri modi a te invisibili. Ora per ubbidire scrivo queste cose che Gesù dice che mi succedono spesso, ed anche stando in piena veglia. Questi profumi che io stessa non so dire di che specie siano, io li chiamo il profumo dell'amore. E questo lo sento alla comunione, se prego, se lavoro, specie se non l'ho visto. E dico tra me: quest'oggi non è venuto, non sai, o Gesù, che senza di te non posso, non voglio stare? E subito all'improvviso mi sento come investire da quel profumo. Altre volte, muovendomi le lenzuola, sento uscire quel profumo e nell'interno mi sento dire: qui ci sto. Altre volte, mentre me ne sto tutta afflitta, faccio per alzare gli occhi e un raggio di luce si fa innanzi alla mia vista. Io però di queste cose non ne faccio calcolo, né mi appagano. Quello che solo mi rende felice è Gesù, e tutto il resto lo ricevo con una certa indifferenza.
L'ho scritto solo per obbedire. Bene, cominciamo un pochino questa meditazione che si può distinguere un po' in due parti. La prima è un po' la descrizione, ecco, di uno stato di chi vive nella divina volontà paragonato con chi ancora non ha raggiunto questo grado, chiamiamolo così, di vita interiore. Mentre nel secondo e nel terzo capitolo ci sono alcuni, come dire, modalità di operazioni di Gesù nell'anima, che assumono chiaramente in Luisa anche le forme e i tocchi straordinari, ma che evidentemente non sono dissimili da quello che Gesù compie anche senza modalità straordinarie. Ricordiamo sempre che il principio che grazia supponit natura perficit, supponit naturam ad perficit, cioè la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione, e si applica anche analogicamente per le grazie ordinarie e straordinarie, cioè è un po' come i miracoli che faceva Gesù nel Vangelo, no? I miracoli che Gesù faceva nel Vangelo erano reali miracoli materiali, quindi i ciechi vedevano, gli zoppi camminavano, eccetera, ma quei segni materiali esterni sono simboli di infermità interiori sui quali Gesù sempre ordinariamente opera in tutti, cioè tutti siamo ciechi, tutti siamo zoppi, tutti siamo storpi, tutti siamo paralitici, e il nostro Signore con la sua azione misteriosa e di grazia a chi crede in Lui e chi si lascia curare dà la luce per vedere, dà le gambe per camminare, dà le orecchie per sentire, dà la bocca per parlare, eccetera eccetera. Ecco, così le cose che Gesù opera in maniera straordinaria con Luisa, questo ce ne saremo accorti, hanno un corrispettivo ordinario, che è quello che a noi ovviamente deve stare a cuore, non essendo né lecito né opportuno desiderare le cose straordinarie, anche se da questo possiamo, come sempre, anche da queste cose trarre per noi, perché è per questo che Gesù le fa scrivere a Luisa, un certo allettamento e un certo fervore nel desiderio di poter giungere a una grande intimità con Gesù. Ecco perché per vivere queste cose certamente bisogna essersi molto inoltrati nella vita interiore, no? E ci fa anche capire di sponda come non è possibile avere una vita, come dire, immersa nei piaceri terreni, anche leciti, e godere anche queste altre cose. Quindi o l'uno o l'altro. E quindi questo fa anche comprendere come la rinuncia e il distacco da tante cose della terra, che molti inquadrano, leggono come un sacrificio, dice se seguo Gesù poi questo non si può fare, poi devo rinunciare a questo piacere, poi devo rinunciare a questo divertimento, poi qua, poi là. È falsa una presentazione di questo genere, perché vede soltanto il lato negativo, perché Gesù non è che toglie, Gesù vuole dare di più, d'accordo? Ma per dare di più deve togliere il meno, devi togliere il meno, d'accordo? Perché, cioè, stare, cioè, che tu senti dopo la comunione che ti scende un liquido che non esiste sulla terra, dolcissimo e suavissimo, e te lo senti sensibilmente, insomma, non è compatibile col fatto che due ore dopo ti devi ubriacare, no? Cioè, assolutamente, insomma, se uno sceglie i piaceri dell'alcol, certamente non vivrà mai una cosa di questo genere, tanto per far comprendere un po' fuori di metafora il senso di quello che sto dicendo. Detto questo, Luisa dice una cosa molto bella, che avverte nel suo stato di sentirsi indifferente a tutto e di non occuparsi di nessuna cosa che del volere santo, ma senza ansietà, anzi nella più perfetta calma. Ha descritto perfettamente come vive chi si muove dentro l'ambito della divina volontà. Non conosce l'indifferenza a tutto. Attenzione, l'indifferenza a tutto non vuol dire l'atarassia, d'accordo? E il non interagire con gli eventi della vita, con le cose che il Signore ci mette davanti,
con le decisioni che dobbiamo prendere, eccetera, eccetera, no? L'indifferenza a tutto significa che quello che mi mette davanti il Signore, d'accordo? Così come è, io lo accolgo così come è. Significa anche se c'è una situazione delicata che il Signore mi mette davanti e che chiama in causa certamente la necessità di fare discernimento, di riflettere, di agire, prendo questa cosa, d'accordo? E rifletterò, farò discernimento e agirò in stato di calma e senza ansietà. E l'ansia e la non calma sono due spie palesi che ci stiamo muovendo fuori dell'ambito della divina volontà. E qui Gesù fa un paragone, ecco, tra quelli che vivono in basso, supponiamo in pianura, e a chi vive invece vive in alto, su un monte molto elevato, dove c'è sta l'aria buona. Ecco, e il discriminante è la mutevolezza di chi vive ancora in basso, quindi perché la mutevolezza? Perché sente aria umane, sente passioni, sente sollecitazioni varie, quindi è sballottato, non ha un axis intorno a cui stare fisso, e quindi anche tutto quello che accade intorno io ci interagisco, ma non mi scuote, non mi turba, non mi tocca, d'accordo? E sto serenamente fissato nella volontà di Dio, e quando capisco che Dio vuole una cosa la faccio, punto e basta, senza nessun problema. E altra spia di questo è che quest'aria divina, che è l'aria del cielo, mantiene la pace, mantiene quella sostanziale uguaglianza dentro l'animo, quindi uguaglianza nel senso di perduranza in quello stato di serenità aderente alla divina volontà, ecco, mi viene da esprimerlo in questo modo, ma anche in pieno contento, d'accordo? Cioè anche quando succedono situazioni, eventi, fatti spiacevoli o gradevoli, che possono anche, come dire, abbiamo visto altre volte, increspare la superficie del mare, no? Perché non siamo esseri comunque insensibili, non lo erano neanche Gesù e Maria, cioè lo vediamo nei Vangeli, insomma, no? Che Gesù a volte piange, a volte si commuove, no? A volte, questo lo può fare soltanto lui, insomma, si santamente adira, come in certi episodi, insomma, noti del Vangelo, no? Quindi, e perché? Perché vede delle cose che non potevano essere, no? Quindi non c'è, è chiaro che lui rimane sempre unito e fuso con la divina volontà, ma nella divina volontà, questo San Tommaso dice, un discernimento che perfettamente può fare solo lui, e capisce che in quella circostanza, ecco, è bene prendere quel tipo di provvedimento, e lo fa, no? Anche la Madonna, quando smarrisce Gesù nel Tempio, dice figlio mio, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, quindi non dobbiamo fraintendere queste cose, no? Ecco. Però rimane il fatto che l'assenza di ansia, la presenza della pace, della contentezza e l'indifferenza a ogni cosa che possa accadere, indifferenza reale, non a chiacchiere, perché poi quando il Signore ce la prova, dobbiamo verificare se questo è una caratteristica di questo stato, così come di nessuna cosa occuparsi che non del volere santo. È chiaro che noi ci occupiamo di una montagna di cose, no? Ma ci occupiamo di una montagna di cose se e in quanto Dio vuole che ce ne occupiamo, e come Dio vuole che ce ne occupiamo. Ecco. Ecco, poi ci sono queste operazioni che Gesù spiega che compie nelle anime, che parla appunto di morte e di resurrezione continua. Questo Gesù lo ha detto nel Vangelo, no? E chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ecco, qui Gesù fa pensare, attenzione, sulla croce che succede? Sulla croce si muore. Ma noi quando guardiamo la croce del crocifisso,
Dobbiamo sempre pensare che Gesù sulla croce è morto, certamente, ha sofferto, certamente, tanto, certamente, ma è risorto. E quando Gesù è risorto più bello, più radioso, più splendente, perché il suo corpo umano non era più il corpo, diciamo così, San Paolo lo chiama il corpo del peccato, non perché Gesù era un peccatore, attenzione, quindi il corpo simile a quello di noi peccatori, quindi soggetto alla debolezza, alla possibilità di soffrire, eccetera, eccetera, ma era il corpo glorificato. Ecco, questo vale anche per noi, cioè tutte le volte che il nostro Signore ci mortifica, mortifica vuol dire fa la morte, e ci mortifica con, ci lavora attraverso una serie indefinita di operazioni che noi dobbiamo saper riconoscere. E ricorderemo che tante volte abbiamo già meditato, cioè che nella divina volontà noi dobbiamo lasciar fare al Signore per tanti aspetti. E dove lo vediamo quello che vuole fare il Signore? Lo vediamo dai fatti, dalla vita, dalle cose che ci mette davanti. Uno può vivere una vita proprio nell'illusione più assoluta, nel senso che sta autogovernandosi al 100%, è completamente, proprio, è completamente lui al timone della situazione, e magari si illude pure che pensa di vivere nella volontà di Dio. Cioè il timone della nostra barca lo deve prendere Gesù se vogliamo vivere in questo mondo qui, e noi dobbiamo avere quella docilità di lasciarsi lavorare, di lasciarsi condurre, di lasciarci plasmare, di lasciarci correggere. Da cosa? Da quello che Dio ci mette davanti nella comune esistenza quotidiana di tutti i giorni. E qui ognuno, io spero sempre che questo accada, cioè queste piccole meditazioni sono spunti, come si chiama in linguaggio tecnico, di meditazione, no? Spunti che sono tali anche certamente per me, d'accordo? È come quando si va a sentire gli esercizi spirituali, il predicatore detta i punti di meditazione, finita la meditazione, gli esercitanti riprendono quelle cose e le applicano a se stessi, perché nessuno di noi può fare il passaggio dell'applicazione a se stessi se non noi stessi. Quindi cosa sta facendo con chi sta ascoltando questa meditazione oggi il Signore? Dove sta portando la tua vita? Quali passi ti sta chiedendo? Quali operazioni deve compiere, se tu glielo permetti? Quali trasformazioni deve realizzare dentro la tua anima? Questo devi pensare tu. Ecco, queste saranno, che è chiaro che quando noi siamo lavorati è come quando c'è una statua, lo scultore la scolpisce, se prende le martellate, cioè se la statua potesse insomma soffrire e parlare, il pezzo di marmo insomma non sarebbe molto entusiasta di piasse tutte quelle mazzate, insomma, no? Sono tante prima che esce fuori la statua. Però che succede? Che tra forza da quelle mazze è uscito fuori una statua perfetta. Tutti noi siamo materia grezza, tutti, questo è proprio sicuro, ma nella divina volontà escono fuori dei capolavori di perfezione. Ma chi li realizza quei capolavori di perfezione? Li realizza nostro Signore. Attenzione però, perché se la statua, noi non siamo dei pezzi di marmo, perché noi siamo animati e intelligenti, capito? Noi possiamo prendere il braccio del divino scultore e dire fermo, no, sto colpo non lo voglio, non me lo dai, mi fa male, non lo voglio. E se tu fai così, lui non te lo dà. E se non te lo dà, tu rimani quello che sei. Ecco questa dimensione fondamentalissima che certamente qui Gesù applica a Luisa, ma questa vale per tutti. Nell'ordine spirituale l'anima deve essere soggetta a queste morti e a questi risorgimenti. Perché ogni volta che tu ti lasci plasmare nel piccolo come nel grande, nelle quotidiane come nelle grandi scelte di vita, ne esci più bello, ne esci più santo, ne esci più fortificato, ne esci più divino e meno umano. Se tu, come un bambino capriccioso, recalcitri ogni piccola cosa, lo fa sempre come te pare, e non permetti alla grazia di operare come fanno la quasi totalità, ma dico quasi totalità degli esseri umani, questo non lo fa quasi nessuno, questo qui, neanche tra le persone che fanno professione di fede e di devozione, né zero,
D'accordo? Perché la fede e la devozione non è io che avesse tanta gente, conosco, cioè, tu pure, cioè, parlato con me domenica scorsa, certo, una persona che vuole puntare alla santità, l'ideale è che vada a messa tutti i giorni e faccia la comunione tutti i giorni, faccia la confessione ogni 8 giorni, ma questo non basta, non è questa la santità, questo è aprire le massime porte sacramentali ai mezzi di grazia che ti portano alla santità. Ma questo non ti esime da quello di cui stiamo meditando adesso, perché a voglia fare comunioni, a fare rosari e a fare confessioni, se poi il nostro Signore porta la tua vita verso certe direzioni e tu stai sempre a dire no, 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 anche quello può diventare un rifugio, può diventare una nicchia, no? Ci sono purtroppo persone che disgraziatissimamente fanno della vita devota una sorta di rifugio oppure di fuga, come dire, di strumento semplicemente di consolazione. C'ho tanti qua, me ne sto un pochino in santa pace con Gesù e poi qua però continuano come prima. Questo non è certamente l'ideale, no? Ecco, non esistono, dobbiamo sempre ricordarlo, nemmeno in cose così grandi come sono i sacramenti, nessuna sorta di automatismo. Non c'è mai un processo di crescita che non comporti il nostro coinvolgimento volontario, anche nell'altissimo compito di percepire quello che Dio sta facendo e lasciarlo fare, lasciarmi menare, lasciarmi scalpellare, lasciarmi crocifiggere, lasciarmi mortificare. Ecco, poi abbiamo quest'altra, ecco, l'ultimo capitoletto, abbiamo saltato il numero 36, perché chi fa le ore della passione lo troverà nel commento di una delle ore del Getsemane, la parola dell'agonia dell'orto, che fu in modo speciale per aiuto ai moribondi, e l'agonia della croce fu per aiuto dell'ultimo punto, proprio dell'ultimo respiro, ma non mi ricordo se la quinta, la sesta o la settima, ma è una delle tre ore al Getsemani di commento appunto della passione spirituale di Gesù, o forse non mi ricordo, insomma, se è delle tre ore al Getsemani o forse se è a commento di una delle ore in cui Gesù viene crocifisso, no? o quando muore, insomma, che fa il paragone tra l'agonia spirituale e la morte di croce, no? Una era per i moribondi e l'altra era proprio per gli agonizzanti dell'ultimo respiro. Siamo quindi passati direttamente al 37, dove Gesù fa fare questa bellissima esperienza a Luisa e spiega anche a Luisa le varie modalità, anche straordinarie, diciamo così, alternative alla presenza con cui si comunicava a lei, ecco, per farle percepire questa vicinanza continua, no? Ecco, questa vicinanza continua però alternativa, cioè nonostante che Luisa dice sì, quello solo che mi rende felice è Gesù, ma tutto il resto lo ricevo con una certa indifferenza, ecco, però anche qui noi capiamo, questo è quello che ci portiamo dietro noi comuni mortali che non viviamo queste stesse cose di Luisa, che le operazioni di Gesù dentro di noi sono varie, non fa sempre la stessa cosa, e sono variegate, non sono monotone, neanche in questo è monotono, o monofasiche, ecco, quindi i modi con cui fa crescere la nostra anima, i modi con cui fa percepire anche la sua presenza, sono distinti e alternativi, e anche su questo il motivo per cui Gesù lo mostra a Luisa è che anche su questo, certo, noi possiamo avere i nostri, tante volte l'ho chiamati sogni, no? I sogni non è un peccato averli, ecco, però poi c'è la realtà, d'accordo? Quindi il sogno deve aiutarci, come dire, ad allietare, ad esprimere la nostra ginnastica del desiderio, a infervorare il nostro amore nei confronti del Signore. Ma la realtà la conduce Lui. Quindi se la realtà differisce dai nostri sogni, noi sappiamo che però la realtà, in quanto disposta e governata da Gesù, è certamente migliore. Anche se magari a noi non ci sembrerebbe proprio così al 100%. E quindi le varie operazioni, molte di esse
Gesù lo spiega anche a Luisa, no? Di molte tu nemmeno te ne accorgi, tanti altri modi a te invisibili. Gesù le compie dentro di noi sapendo quello che fa. Quindi non dobbiamo fare noi direttori spirituali a Gesù, d'accordo? Tu dici, e invece questa è una tentazione abbastanza ricorrente, cioè dire a lui quello che deve fare con noi. Ci pensa lui a fare il primo direttore spirituale nostro, insomma, no? Oltre a quello per chi ce l'ha, che ci abbiamo anche in carne ed ossa, e ci guida secondo quello che lui sa essere bene adesso per la nostra anima. Così faceva con Luisa. Oggi è bene che mi vedi, oggi è bene che mi vedi. Oggi è bene che senti il liquore dentro la gola e te senti il liquore nella gola. Oggi arriva il profumo e siete contenti del profumo. E ci sono dei segreti divini. Ecco, perché Gesù fa così? Perché un giorno questo non lo possiamo capire al 100%. Ma la cosa che dobbiamo credere invece al 100% è che tutto quello che lui fa è sempre per il nostro bene e per la crescita della nostra anima. E quindi ritorna anche in questo ultimo paragrafetto e a conclusione di questa meditazione che è fondamentale che noi cediamo il timone della nostra vita a Gesù ed entriamo nell'onda, ci lasciamo condurre, ecco, dal mare pacifico del divin volere, ci mettiamo la barca lì sopra, Gesù ci mette il timone e lasciamo che le onde ci conducano dove Gesù ci vuole portare, non dove ci siamo messi noi in testa di andare. Perché in questa seconda ipotesi, ecco, il nostro Signore ci lascia liberi e la nostra vita però va, non dico necessariamente incontro al naufragio, insomma, qualcosa più che possibile, ma certamente in preda a tante difficoltà, tempeste, situazioni, insomma, che ci potremmo tranquillamente evitare se lasciassimo lavorare in santa pace nostro Signore. Bene, Santa Vergine Maria, il frutto di questa meditazione, il senso di questa meditazione è farci entrare bene dentro di noi, questa è un'operazione semplice, per comprendere quante resistenze, ecco, facciamo a quello che Gesù vuole fare con noi e a fare la grande scelta, se non l'abbiamo ancora fatta, di cedere a Lui il controllo, il timone della nostra esistenza e lasciare che ci plasmi, ci guidi e ci formi secondo i suoi divini voleri per portarci a questo stato sublime, ecco, della santa indifferenza a tutto e dell'unica occupazione della divina volontà, ecco come era e come è la tua vita. In questo entra nei nostri cuori, tu conosci la situazione di ogni singola anima dei tuoi cari figli, aiutaci a ben comprendere e a risolverci verso ciò che liberi ogni possibilità di campo di azione alla mano benedetta e plasmatrice di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti
Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.